quindi prova a lanciare il 2003, Sorrentino che prova la conclusione, Sorrentino! Con questo Eurogol di Sorrentino il Matese batte il Fano e porta a casa il quinto risultato utile consecutivo, una squadra tenace, attenta, determinata e in continua crescita, come lo stesso allenatore Urbano ci ha detto a fine gara. Allora mister, quinto risultato utile consecutivo, 4 vittorie e anche con squadre forti. Sì, grandissima continuità di risultati, che è la cosa più importante. Squadra in grande crescita, oggi grande partita di sacrificio sotto l'aspetto tattico. Abbiamo veramente fatto un grandissimo lavoro, soprattutto quando loro con queste palle lunghe cercavano sempre di attaccarci la linea, alle spalle della linea. Abbiamo fatto veramente bene, abbiamo creato 3-4 occasioni importanti, abbiamo colpito 2 legni, ha fatto un gran gol Sorrentino veramente. Ecco, come gli è passato per la testa? Ma io, perché è successo vicino sotto la panchina, quindi ho visto che ha fatto prima di tutto, secondo me è stato eccezionale lo stop, il controllo di palla gli è rimasta, ha avuto il tempo di alzare la testa e vedere che il portiere era al limite dell'area e poi ha fatto una conclusione veramente eccezionale, perché poi sta palla è partita tesa, grandissimo gol, veramente di un giocatore che secondo me è di grande prospettiva, deve crescere ancora, però è un giocatore che per ci noi, sa fare anche coi piedi oltre che per con noi la testa. È fondamentale per le caratteristiche che ha, sia fisiche che tecniche. Ecco, domenica prossima Avezzano, un'altra di queste cosiddette grandi, il Matese sicuramente starà alla pari, no? Ma intanto noi ci godiamo questo momento importante. L'Avezzano mi sembra che oggi abbia vinto fuori casa, è una neopromossa, però ha preso dei giocatori importanti di categoria, è una squadra difficile da affrontare, ci penseremo da martedì. Noi pensiamo a noi, credo che vadano fatti i complimenti a questi ragazzi, allo staff, perché siamo cresciuti sia sul piano fisico e sia sul piano tattico e le prestazioni si vedono, sono sotto gli occhi di tutti, ma non dobbiamo assolutamente mollare nulla. Felice Sorrentino per il gol della vittoria, che ha fatto impazzire letteralmente il pubblico del Ferrante. Prego la regia di mandare in onda il contributo raccolto da Emilio Bianchi. Allora Sorrentino, il gol più bello di questa stagione, anche se il quarto, no? Sì, è stato un gol importante e sono 3 punti molto, molto buoni per la squadra, per stare lì sopra, e dobbiamo continuare così e lottare. Come ti è venuto in testa di tirare da metà campo? La cosa è stata lo stop, la palla l'ho stoppata bene e da lì in poi ho alzato lo sguardo e ho visto il portiere, ho provato a tirare, poi è andata così. Un'altra perla pure a Avezzano domenica prossima? Speriamo bene. Dal Ferrante è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.